Raga, ben ritrovati in questo nuovo video. Ci troviamo qui per presentarvi quella che è una nuova serie che probabilmente farò diventare la serie principale del mio canale insieme alla carriera del Napoli. Prima che il video abbia inizio vi invito innanzitutto a lasciare un bel pollice in su, perché raga, voglio arrivare almeno a 50 like solo per, diciamo, il tentativo che... i vari tentativi che sto cercando, che sto facendo per portare comunque il canale in alto. E comunque perché credo che l'idea sia abbastanza carina. Non è un'idea innovativa, nel senso che probabilmente e quasi sicuramente molti youtuber avranno già portato una serie del genere all'interno di YouTube, ma sti cazzi, non l'ho quasi mai seguita una serie del genere, mi è venuta in mente, e quindi perché non farla? Diciamo che è sempre buono fare ciò che si vuole, quindi mi sento di fare questa serie e va niente, la facciamo. In cosa consiste la serie? Come potete vedere, ci troviamo in FIFA e potete vedere una grande quantità di giocatori bronzo, con l'eccezione di Gonzalo Higuaín in posizione di ATT. Potrete sicuramente pensare che è una serie che si basa sul Pepita e che quindi chiamerò magari Higuaín Road to Glory o Higuaín Road to qualcosa, non lo so, ancora devo decidere. È una serie in cui cercherò, il mio obiettivo sarà quello di farmi una squadra con 82 di overall. Quindi diciamo che si potrebbe chiamare Higuaín Road to 82 OVL, che sarebbe Road to 82 Overall. È una serie abbastanza carina secondo me, ovviamente non è così banale, cioè nel senso che avrà molte più regole, molte più cose carine e via dicendo, che però vi andrò a spiegare nel prossimo episodio, proprio perché non l'ho ancora stabilita in modo ottimale. Diciamo che per ogni vittoria, sconfitta e pareggio si avranno dei, diciamo, upgrade o downgrade, ovviamente sconfitta e vittoria. Poi con, magari con i pareggi si potrà aumentare di più 2 l'overall della, più 2 diciamo l'overall di un giocatore, più 3 o più 4 magari in base ai gol e via dicendo. Comunque è una serie abbastanza carina. Io sto cercando di strutturarla nel migliore dei modi, sto cercando di realizzare anche le grafiche, quindi raga veramente è anche un lavoro abbastanza complesso, non è una sciocchezza, nel senso che mi metto davanti alla fotocamera e registro. Io vi invito a lasciare un bel pollice in su, sì lo so è un video veramente veloce, ma volevo diciamo rendervi partecipi della mia idea, anche perché ero veramente stra-emozionato nello svelarvi il progetto. Secondo me è un'idea molto carina da affiancare alla carriera, quindi facendo così avremo una serie sulla carriera, una serie sulla Ultimate Team. E raga, ovviamente i giocatori da mettere nelle varie posizioni sarete voi a deciderlo. Quindi io credo che sia veramente qualcosa di molto molto bello da fare anche insieme, non solo io in modo molto molto passivo. Raga, questa è la squadra, per vedere qui impagato tipo 35.000, quindi neanche tantissimo. Potremmo fare tanto bene in questa serie, potremmo far crescere il canale con questa serie, ma solo esclusivamente se c'è il vostro aiuto. Se non c'è il vostro aiuto non si può far niente. Io voglio esclusivamente un mi piace per questo video per farmi vedere che ci siete. Cioè raga, se ci siete lasciate un bel like. Lo so raga, non è tantissimo un mi piace, però è il minimo, è la cosa che più mi rende felice. Non si guadagna niente con i like, si guadagna con le views. Ma io non voglio le views, preferisco fare 50 views e 50 like per capire comunque che il video vi piace. Quindi detto questa grande intro e via dicendo, io vi invito a lasciare il mi piace e vi invito soprattutto a rivenire qui sul canale a rivedere il prossimo episodio, che sarà l'inizio della serie, dove vedrete le varie regole, vedrete le prime partite e tutto quanto. Io vi ringrazio della visione, vi ringrazio tantissimo del supporto che mi date, ci becchiamo al prossimo video e non vi dimenticate il mi piace. Bella! Ovviamente se avete qualche chiarimento, comunque qualche consiglio da darmi, scrivetemi qui sotto nei commenti, non ci sono problemi, raga, sono disponibilissimo ai vostri suggerimenti.